Unboxing di HP Slatebook X2, il primo tablet al mondo con processore Nvidia Tegra 4. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it. Oggi abbiamo una bellissima sorpresa, abbiamo da mostrarvi l'unboxing di HP Slatebook X2, il primo tablet al mondo con processore Nvidia Tegra 4. Questa è la confezione, è molto grande, non riesco a fare lo zoom out più di così. Questa è la confezione, assomiglia molto a quella di un computer per un ottimo motivo. Il tablet è un convertibile appunto con tastiera detachable, cioè separabile, e quindi HP lo propone proprio come fosse un computer. Questo è un primo manualone di avvio rapido, garanzia. Qui abbiamo del polistirolo che nasconde il computer. Rapidamente vi mostro alimentatore, proprio come un computer, con questo cavo che è quello per la ricarica, quindi cavo con connettore proprietario. Vado a tirare fuori il tablet e lo mettiamo davanti al nostro obiettivo. Eccolo qua, questo è il tablet di HP. Faccio vedere un attimo il design leggermente stondato, è molto bello. Lettore di schede SD, connettore per la ricarica, uscita HDMI, qui stiamo guardando ovviamente la dock, porta USB. Qui abbiamo il bilanciere del volume, il tasto d'accensione, la fotocamera. Adesso vado a levare la plastica. Non conosco di preciso la scheda, ma comunque ve la farò poi ovviamente conoscere nella recensione completa. Schermo da 10 pollici con risoluzione Full HD, 64 GB di memoria, e questa è la tastiera separabile. Quindi tastiera completa, questo è il multi, è il touchpad con gesture multitouch, almeno così ci hanno fatto sapere. Questa è la dock con il suo aggancio e questo è il tablet di HP con processore Tegra 4. Dovrebbe essere disponibile già da questo mese al prezzo di 499 euro. Noi ne faremo presto la recensione, potete andare sul nostro forum androidworld.it/forum e farci tutte le domande che vorrete su questo HP Slatebook X2, a cui poi daremo una risposta alle vostre domande nella recensione completa. Un saluto a tutti da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.